Oggi c'è RadioRomaLibera.org, la prima emittente di podcast cattolici in Italia. Per saperne di più è possibile visitare il sito www.radioromalibera.org. Il detto popolare secondo cui l'edera dove si attacca muore indica la tenacia con cui tale pianta resta avvinghiato ovunque si arrampichi, un po' come il comunismo col potere: ovunque riesca a conquistarlo non lo molla più se non vendendo molto cara la propria pelle, infischiandosene dei bla bla sui diritti umani e sulle varie libertà. Lo si vede in Cina, lo si vede in Corea del Nord, lo si vede a Cuba, ora lo si vede anche in Spagna, dove settori chiave come quelli della scuola, della libertà d'opinione e di stampa sono oggi sotto attacco. Per la seconda volta in poco tempo, infatti, la Commissione europea è dovuta intervenire nei giorni scorsi per monitorare lo stato di salute della democrazia nel paese iberico, a fronte di disposizioni sospette assunte dal governo di Pedro Sanchez, disposizioni che rischiano di minare le regole comunitarie di rispetto dello stato di diritto. Nel mirino è finita ora l'ordinanza ministeriale, messa a punto ufficialmente per contrastare la disinformazione, ma sospettata di essere in realtà una legge bavaglio camuffata, con l'obiettivo di cancellare la libertà di stampa approfittando dell'emergenza sanitaria dettata dalla pandemia e senza previa consultazione dei diretti interessati, ovvero dei media. Nella bozza ministeriale si fa riferimento a normative europee che o ancora non esistono, come nel caso degli European Democracy Action Plan, in via di definizione e non ancora approvato, oppure a testi che si propongono in realtà obiettivi molto diversi da quelli citati indebitamente a sproposito, come nel caso del Servizio Europeo di Azione Esterna, un dipartimento del quale, incaricato di monitorare i flussi di informazioni, si limita a denunciare e a evidenziare eventuali notizie provenienti da paesi extraeuropei potenzialmente in grado di influenzare i processi politici del continente, nulla di più. Il governo Sanchez ha già ricevuto in proposito nei giorni scorsi un reclamo formale da parte dei deputati del Parlamento europeo che hanno inviato un'interrogazione scritta alla Commissione chiedendo tra l'altro se ritenga che il controllo dei contenuti dei media da parte del governo di uno Stato membro sia compatibile con i principi, i valori e la legislazione dell'Unione europea o se viceversa introduca principi illegittimi di censura preventiva. Nella seconda ipotesi l'Europa potrebbe addirittura giungere a sospendere i propri aiuti. Non solo, anche la scuola è sotto attacco in Spagna. La piattaforma Mas Plurales, che riunisce diverse organizzazioni di genitori e sindacati, infatti, non solo ha manifestato dinanzi al Congresso dei Deputati contro la proposta di legge CELAA sull'istruzione, ma ha anche mobilitato il popolo di Twitter a favore della libertà di educazione. Mas Plurales, nel manifesto messo a punto, non usa giri di parole. La normativa voluta dal governo socialcomunista in carica, PSOE, Podemos e Mas País in particolare, senza nemmeno tentare attorno ad essa negoziazioni, dialogo o ricerca del consenso, è faziosa, ingiusta e discriminatoria, nonché fortemente ideologica in quanto elimina i diritti e le libertà individuali e collettive, promuovendo la restrizione dei diritti e attaccando la pluralità del nostro sistema educativo fondamentale in una società democratica, si legge. Genitori e associazioni intendono difendere inoltre l'insegnamento della religione contro l'imposizione di un'ideologia laicista indegna di uno Stato non confessionale, specie in un paese dove tale materia viene scelta liberamente e volontariamente ogni anno da 3/4 delle famiglie spagnole, la cui volontà deve essere rispettata, tenendo anche conto di come la formazione ai valori etici, filosofici o religiosi contribuisca a migliorare il rendimento e lo sviluppo integrale della persona. Sempre approfittando della pandemia, l'obiettivo del governo socialcomunista, secondo Mas Plurales, è quello di far approvare il testo di legge al più presto e senza alcun dibattito sociale, per imporre la scuola pubblica azzerando quella paritaria e con essa anche la pluralità di insegnamento, privando oltretutto le famiglie della libertà di scelta educativa. Per questo Mas Plurales ha preannunciato una nuova mobilitazione per questo giovedì. Che del resto lo stato di salute della pubblica istruzione in Spagna sia precario, lo rivela anche il rapporto recentemente pubblicato dalla Fondazione SM dal titolo Panorama della religione nella scuola, redatto su un vasto campione di 18.800 intervistati tra insegnanti, studenti e famiglie. Da tale studio emerge in modo chiaro come la schiacciante maggioranza dei docenti di religione cattolica, il 41,4%, si dichiari di sinistra o di centro-sinistra e solo il 32,2% di destra o centro-destra, ma ciò che maggiormente sconcerta, entrando ancor più nel dettaglio, è come il 14,8% si dica esclusivamente di centro, il 14,6% esclusivamente di sinistra e soltanto l'1,1% esclusivamente di destra. L'11,4% invece preferisce non posizionarsi o non rispondere. L'85% dei docenti di religione, che per lo più sono laici, ha affermato di essere preoccupato per temi quali giustizia e solidarietà, mentre il 75% si interessa di ambientalismo, temi certamente più sociologici che religiosi.
Dal rapporto emerge anche come per oltre il 70% delle famiglie ormai sia ampiamente ingiustificato accusare la Chiesa di indottrinamento o di privilegi nel sistema scolastico spagnolo, e con queste premesse v'è da crederlo, ma v'è da chiedersi anche cosa e quanto della dottrina realmente cattolica sia rimasto in tale insegnamento. Se oggi la Spagna sta vivendo una deriva verso l'estrema sinistra, forse le responsabilità sono da ricercarsi anche nel crescente lassismo a livello religioso, morale, valoriale e quindi sociale. Oggi c'è RadioRomaLibera.org, la prima emittente di podcast cattolici in Italia. Per saperne di più è possibile visitare il sito www.radioromalibera.org.